Ci troviamo al Palazzo Reale di Milano insieme all'organizzatrice di questo straordinario evento qui al Palazzo Reale. Presentiamo l'avvocato Maria Furfaro. Esatto, un avvocato penalista, criminologa, presidente AMI Sezione Milano. Prego l'avvocato, ci racconti un po' come si svolge questo evento oggi, prego. Allora, come potete sentire stiamo già preparando, quindi comunque c'è un sottofondo che non so se disturba, mi auguro di no. Praticamente l'AMI è un'associazione di avvocati matrimonialisti, io sono una penalista, ma penale e familiare sono strettamente collegati. Il nostro presidente nazionale è l'avvocato Gian Ettore Gassani, che è conosciutissimo. L'AMI esiste da poco a Milano, però ha già fatto tantissimo, perché questo è il quinto evento in 9 mesi. Oggi parliamo di un tema che è fondamentale e purtroppo attualissimo, parliamo sia di scomparse che di femminicidi. Tutti i nostri relatori sono super eccellenti, perché trattano sul campo la materia, quindi non si tratta di relazioni di persone che hanno semplicemente studiato dall'esterno, ma proprio vivono sul campo. Intanto ringrazio chi ci ospita, quindi la consigliera comunale Beatrice Guccioni, poi ci sarà il presidente dell'Ordine dei giornalisti Riccardo Sorrentino, ci sarà il mio presidente Gian Ettore Gassani, ci sarà Gianluigi Nuzzi, Nicodemo Gentile, Maria Teresa Zampogna, poi Ernesto Sarno, Fabio Di Venosa, e come super ospite c'è il professor Guglielmo Gulotta, che è un'istituzione qui a Milano e che tutti insomma vogliono ascoltare. Vi do io i saluti del dottor Riccardo Sorrentino, che è presidente dell'Ordine dei giornalisti e che non è potuto essere presente stamattina, comunque mi ha chiesto di salutarvi e di ringraziare i giornalisti presenti, perché abbiamo riservato ai giornalisti almeno 50 posti. Poi ecco, ho nominato la piattaforma Studio Cataldi, c'è la mia amica, collega, avvocato Illy Pace, cassazionista e senior partner dello studio legale Cataldi, che si è occupata appunto anche della promozione per quanto riguarda questo evento sulla sua piattaforma. C'è il mio presidente nazionale Gian Ettore Gassani, che sempre ringrazio di essere qui presente, e c'è il professor Guglielmo Gulotta, che non ha bisogno di presentazioni, ma dopo lo presento meglio per il piacere di presentarlo come si deve. C'è il caro amico Nicodemo Gentile, che è presidente dell'associazione Penelope e quindi è anche il mio presidente, visto che anch'io faccio parte di Penelope Lombardia. Tra poco arriverà Gianluigi Nuzzi, che aveva un precedente impegno questa mattina, ma tra poco arriverà. C'è il segretario dell'AMI Milano, l'avvocato Maria Teresa Zampogna. Tra poco arriverà anche il collega e consigliere dell'Ordine, consigliere dell'AMI Milano, Ernesto Sarno, per l'udienza, ma breve arriverà. E ringrazio anche il nostro amico e anche sponsor Fabio Di Venosa, sempre presente, e dopo vi dirò meglio anche di cosa andremo a parlare. Avete visto dalla locandina che gli argomenti sono assolutamente, purtroppo, tristemente attuali e molto importanti, perché parliamo di scomparse e di femminicidi da diversi punti di vista. Anche dal punto di vista psicologico, però parleremo anche di deontologia, perché
essendoci in sala e anche collegati dei giornalisti, e comunque tra poco arriverà il giornalista Gianluigi Nuzzi, il consigliere dell'ordine Ernesto Sarno, che è appunto un consigliere dell'ordine, tratteremo anche l'aspetto della stampa, del rapporto tra la stampa e gli avvocati, che è spesso è sottovalutato. Quindi io intanto ringrazio ancora l'amica Beatrice Guccioni e le lascio la parola, considerando ancora il fatto che mi fa tanto piacere che ci sia attenzione da parte del Comune di Milano per queste tematiche così importanti. Noi abbiamo trattato altre volte anche oltre alle relazioni familiari anche proprio reati relazionali su internet, reati virtuali, quindi c'è un'attenzione che deve essere sempre accesa. Quindi la parola a te, grazie. Grazie Maria, grazie a tutti voi per la presenza, a voi che siete qui in questa bella sala e anche a coloro che hanno deciso di collegarsi da remoto. I miei ringraziamenti vanno ai testimonialisti italiani, in particolare all'amica Maria che con grande passione ha organizzato questo incontro, ma anche all'Ordine dei giornalisti ovviamente e allo studio Cataldi. L'incontro di oggi rientra un po', lo diceva prima l'avvocato Furfaro, rientra un po' in un percorso che abbiamo iniziato. A me piace vederlo come appunto un percorso, non come un singolo incontro così spot. Si è parlato appunto di violenza di genere, si è parlato di relazioni tossiche, si sono fatti incontri sul tema del rischio del digital con i ragazzi, con i minori. Molti dei relatori che sono presenti oggi hanno partecipato anche ai precedenti incontri. Mi piace vedere in questa totalità per dare anche un senso più profondo a questo nostro incontro. Oggi, in questo nostro convegno, oggi ci soffermeremo appunto sui femminicidi e le scomparse. Il titolo dice un dramma privato, una tragedia per la comunità. Anche sul titolo mi vorrei soffermare, visto che in sala sono presenti molti giornalisti e il mestiere del giornalista è basato sulla scrittura, sull'utilizzo del linguaggio. In questo senso si è voluto molto sottolineare come il femminicidio e le scomparse, di cui poi parleremo, non possono essere relegati solo a questioni private, ma coinvolge tutta la comunità. Da qui anche la necessità di una presenza forte delle istituzioni. Parliamo del Comune di Milano, ma questo vale a livello ovviamente di governo, a livello di norme, perché, e poi di applicazione anche delle norme, delle normative, che negli anni ovviamente sono cambiate, si sono ampliate, si è data maggiore attenzione fortunatamente a questo dramma. Voglio dare qualche numero, ma non perché così mi piace dare i numeri, ma perché i numeri cristallizzano una situazione. 120 sono le donne uccise nel 2023, 10 donne uccise al mese, poco meno di 3 alla settimana, e 417 sono stati gli orfani di femminicidio. Noi parliamo ovviamente della donna che viene uccisa nella maggior parte dei casi, ai noi, dal familiare più stretto, dal compagno, fidanzato, marito che sostiene di amarle. Di amare, che evidentemente non è così. Poco ci si sofferma, e invece oggi ci soffermeremo su questo ulteriore dramma, che è quello appunto degli orfani di femminicidio. Minori prevalentemente che perdono in un istante sia la madre che evidentemente il padre, per ciò che poi accadrà al padre in conseguenza dell'atto orrendo che ha compiuto. È importante, secondo me, organizzare convegni di questo tipo, coinvolgendo gli avvocati, i cittadini e le cittadine e anche i giornalisti, perché se da un lato è necessario sempre più stringere dal punto di vista delle norme, e il nostro paese, devo dire, ha fatto dei passi avanti,
L'altro tema riguarda invece, diciamo così, la cultura e la sensibilizzazione comune, perché le leggi evidentemente sono importanti, ma ugualmente importanti sono quei passaggi che permettono di cambiare la mentalità, cambiare la cultura che purtroppo permea ancora il nostro paese. Noi parliamo sempre, diciamo, di patriarcato, parliamo di approcci relazionali tossici e quindi è necessario anche intervenire da questo punto di vista. Sono molto contenta, lo dicevo all'inizio e chiudo, della presenza dei giornalisti, perché un altro focus che ritengo essenziale è quella dell'accuratezza del linguaggio, dell'accuratezza con cui vengono riportati i fatti, le tragedie che le famiglie vivono a seguito appunto di un femminicidio. E credo che soffermarsi su alcuni titoli, ormai diciamo piano piano fortunatamente si vede un cambiamento anche da questo punto di vista, ma unire, come talune volte ancora accade e troppo spesso accadeva prima, la parola amore con un femminicidio, credo che sia un abominio, nel senso che non c'è niente che corrisponda all'amore rispetto a un uomo che uccide la propria donna. C'entra molto con il possesso, con il potere, con l'incapacità di relazionarsi con una persona di un altro sesso che si ritiene giustamente libera di poter scegliere se rimanere col proprio uomo, compagno o fidanzato, piuttosto che ritenere che la storia sia finita senza necessariamente dover rischiare di morire. Ecco, questi sono passaggi fondamentali. Anche nel racconto che viene fatto, troppo spesso ci si sofferma sul fatto che erano una bella coppia, che lui sorrideva e cose di questo genere, che lascia un po', francamente, permettetemi, il tempo che trova. Ci si sofferma su come era lui e su come era lei quando erano insieme. E questo è un modo, credo, per vittimizzare ulteriormente la donna. Quindi benvengano questi convegni con una presenza così densa. Io ringrazio ancora e chiudo Maria per averlo pensato e organizzato insieme appunto all'Ordine dei giornalisti e allo studio Catalli, perché è ancora un tassello che permette a tutti noi di ulteriormente sensibilizzarci, ascoltare da professionisti e specialisti, approfondire questo tema per poi evidentemente uscire da questa sala e contribuire alla diffusione di questa sensibilizzazione. E credo che il lavorare insieme istituzioni, enti, associazioni, realtà che sono presenti sul territorio possano permettere di vincere, diciamo così, questa sfida di cambiamento culturale e di mentalità di cui c'è ancora molto bisogno nel nostro paese. Grazie. Beatrice Uguccioni, consigliera comunale di Milano. Oggi siamo qui a questo convegno in cui affrontiamo un tema davvero tragico, che è quello dei femminicidi e delle scomparse, e vogliamo dare un focus differente, cioè non solo creare consapevolezza rispetto alla tragedia umana e familiare che si vive quando si è di fronte a un femminicidio, ma anche come sia necessario che questo tema, questa tragedia, venga affrontata anche a livello di società e di comunità. Anche oggi abbiamo affrontato i numeri freddi, che però descrivono e cristallizzano qual è la situazione attuale: 120 femminicidi nel 2023, quindi una vera e propria strage, 10 femminicidi al mese, che lasciano più di 400 fanciulli, di solito soprattutto minori, orfani proprio di femminicidi. Ecco, il lavoro che dobbiamo fare come istituzioni, ma anche con tutto il ricco territorio delle associazioni che lavorano a partire proprio dalla difesa delle donne maltrattate, per tutelare quelle donne che devono affrontare quotidianamente la crudeltà di un compagno, di un fidanzato, di un marito che pensando e dicendo di volerle bene invece commettono questi atti. Ebbene, tutti insieme dobbiamo contribuire al cambio di mentalità e anche al cambio culturale, oltre che ovviamente
ovviamente produrre sempre più leggi aggiornate affinché queste tragedie che colpiscono sia la famiglia che la società possano essere eliminate. È un percorso complicato. Io ringrazio appunto l'Associazione dei Matrimonialisti per aver organizzato questo convegno e anche l'Ordine dei Giornalisti, perché proprio insieme bisogna lavorare per contrastare questo fenomeno che purtroppo ancora nel nostro paese e non solo è radicato. Grazie di cuore per il suo grandissimo assolutamente contributo, intervento, relazione, per tutto. Grazie mille, grazie mille. Ringraziando ancora per avermi dato questo gioiello in mano che è la Milano. Questo è il quinto evento in 9 mesi, quindi comunque abbiamo fatto tanto e abbiamo tantissimi altri progetti. Quindi la parola a te per la relazione introduttiva. Grazie. Grazie, grazie Maria. Buongiorno a tutti. Beh, che dire, innanzitutto devo ringraziare il Comune di Milano per questa grande opportunità che offre la nostra associazione forense che poter organizzare un evento in una struttura così prestigiosa a livello nazionale. Poi ovviamente lo studio Catandi che ci consente di avere un collegamento con 1000 studi legali in questo momento, questo segnale molto importante di sensibilità della classe. E ovviamente Maria Cuffaro che è veramente una collega straordinaria perché in pochissimi mesi ha ricreato un entusiasmo attorno a questa associazione in Lombardia di cui avevamo tanto bisogno. Ovviamente questo nel quadro di una concertazione con le altre associazioni, perché insomma adesso ormai tra Ami, Aia, Fondi, Fecamino c'è un comune obiettivo, è quello di riqualificare la giustizia familiare minorile e occuparci soprattutto di temi di questo tipo. Perché i divorzisti, i matrimonialisti si occupano di violenza? Molto semplice. Perché nel 95% dei casi delle donne uccise sono uccise proprio per il movente della gelosia, la donna che dice basta e viene assassinata. Vedete, io ho una paura incredibile, la mia paura quotidiana è che davanti a me ogni giorno ci possa essere la vittima che a me succederebbe l'ennesimo fatto di sangue. Ho proprio paura. E più passa il tempo, più il terrore che possa succedere anche a me, perché anche all'interno della nostra associazione abbiamo avuto tragedie, cioè donne che sono state uccise mentre cercavano di difendersi, mentre cercavano di dire basta al loro carneficio. Questi sono dati statistici, non sono opinioni. Noi viviamo un'emergenza nazionale feroce che è la violenza di genere, ma attenzione, noi parliamo sempre di femminicidi come se questo fosse l'unico problema, sì, femminicidio è il gesto estremo. Ma abbiamo tanta violenza che ci scivola dalle mani, che non è repertata in un pronto soccorso, che non possiamo provare in giudizio. La violenza psicologica, quella economica talvolta la possiamo dimostrare, quella sessuale. Entra un calderone tremendo di violenze che noi avvocati, soprattutto gli avvocati divorzisti, conosciamo molto bene. E spesso e volentieri ci manca la possibilità della prova nel giudizio. Ed ecco perché poi fondamentalmente soltanto nel 40% dei casi riusciamo a stanare il violento e a farlo condannare. E ci sono statistiche che praticamente mi lasciano pensare al 60% dei casi, vuoi perché ci saranno anche delle false denunce, vuoi perché purtroppo c'è un problema di carattere dotatorio, il 60% di questi presunti carneggi o reali carneggi vanno francati. Quindi questa è un'emergenza nazionale. Vedete, io come presidente di una grande associazione, è un ramo del CNF e anche del Ministero, io non posso soltanto parlare di questioni tecniche, io devo dire le cose che penso e che pensiamo tutti quanti. Io ho collaborato anche al Codice Rosso, ho fatto tutto quello che potevo fare come avvocato, non sono sentito dalle commissioni, il Codice Rosso è stato un grande fallimento. È stato un grande fallimento. Perché noi non possiamo più sfornare leggi a costo zero. L'articolo 21, invarianza finanziaria, che cosa dice? Noi vi offriamo una legge che culturalmente eleva l'asticella culturale di questo paese, ma non abbiamo soldi. Articolo 21, cioè che cosa significa questo? Che sono chiusi i centri antiviolenza, molte città italiane, i servizi sociali sono in ginocchio,
Abbiamo 4.000 magistrati in meno nella pianta organica, 6.000 cancellieri in meno, e noi dobbiamo combattere una guerra civile come quella che si sta consumando nel nostro paese con le terre. Il problema è proprio questo. Noi facciamo delle leggi in momenti di campagna elettorale e poi ci dimentichiamo del problema. Allora gli avvocati devono avere la costante elettorale di affrontare questi temi. Non fare degli yes men davanti al ministro di turno o al politico, diciamo le cose come stanno. Dal 46 ad oggi sono state sformate 100 leggi a favore delle donne, tutte a costo zero. Non è cambiato niente. Anzi, se andiamo a vedere, da quando è stato varato il codice rosso, sono aumentati i giudici, ma sono aumentate le violenze in generale. Ciò che cosa significa? Che l'avvocatura deve essere veramente da accumulo rispetto alla politica, e ultimamente l'avvocatura sta aumentando con il governo attuale, adesso con il ministero, con la magistratura, siamo ogni giorno in contatto, ogni giorno. Perché noi riteniamo che non possiamo affrontare una questione così importante soltanto facendo le sfilate o mettendo, facendo le panchine rosse nelle città, quando non riusciamo. E io non parlo come avvocato, io non parlo come parlo di una ragazza. Io ho il terrore che mia figlia possa essere anch'essa vittima di qualche caso di fece. Ho il terrore. Io penso soprattutto quando si hanno figlie, gli uomini aumentano la loro scarsa sensibilità, che si rendono conto che quello che succede alle altre donne potrebbe succedere anche alla donna più importante della nostra vita, che è nostra figlia. E io sono dell'idea che fino a quando gli uomini non scenderanno in piazza anche loro e non affronteranno la questione come se fosse una questione che riguarda loro, non riusciremo ad arrivare appunto a livello culturale della femminile. Attenzione, deve essere la battaglia di tutti. Una battaglia di un intero popolo, non una battaglia al femminile come se noi volessimo deduplicare questa battaglia, cioè gli uomini sono tutti così, le donne sono... No, vabbè, è una tragedia nazionale. È una tragedia nazionale. Ed è una tragedia nazionale soprattutto pensare che, come dicevo prima, non abbiamo gli strumenti neanche giudiziari per poter addirittura applicare quella che è una norma fondamentale, il fatto che una vittima possa essere ascoltata entro 3 giorni dalla data della denuncia. Non è vero, non è vero, non succede mai. Forse qualche volta nelle 2 procure virtuose come Milano, ma non è vero, non è anticipato, lo sappiamo perché noi abbiamo un osservatorio privilegiato. Quando abbiamo chiesto a tutti gli studi legali di sottoscrivere un questionario e dire entro quanto tempo i vostri assistiti sono stati sentiti o assistite soprattutto, 15 giorni, 20 giorni, un mese, voi capite che a volte anche 3 giorni sono un'eternità. Anche 3 giorni sono un'eternità. Il problema non è quindi tanto i 3 giorni, come interviene. Quando per esempio ancora oggi vai a fare, con tutto rispetto per le forze dell'ordine che oggi sono ben diverse da quelli di 30 anni fa, ma può capitare ancora una volta che una moglie voglia denunciare un marito e arriva il maresciallo che dice ma che vuol che sia, ma sì, ma che vogliamo fare, come denunciare un marito, ma poi gli andiamo a finire, no, lasciate stare, cioè invece di incentivare un momento di civiltà addirittura diventa un problema per queste donne. Il problema poi anche, come diceva prima Maria, di un nuovo linguaggio. Io quando sento dire quell'uomo ha avuto un raptus, ha ucciso la donna, vedete come si crea una sorta di quasi causa di giustificazione o di attenuanti, raptus, di quel reato provocato. Noi dobbiamo cambiare anche il linguaggio. Un uomo che uccide una donna non ha un raptus. Era un amore tosso, no, non era un amore tosso, non era niente. Perché c'è il problema fondamentalmente, non tanto di un patriarcato, magari ci fosse il patriarcato, c'è il maschilismo, che è molto peggio, perché il patriarcato rappresenta una struttura schematica della famiglia. Ma io non credo che in molte regioni italiane esista il patriarcato. Maria viene dalla bellissima Calabria, lei esiste un patriarcato da 2000 anni, non serve a niente, e così tante altre regioni italiane non c'è, però c'è il maschilismo, è diverso, c'è una reazione, così come in tante altre regioni, dappertutto, perché il maschilismo è un fatto trasversale, non è un fatto che possiamo stabilire in un'altra regione. E quindi quando per esempio leggo gli interrogatori del criminale di turno, voi avete sentito, avete mai letto, penso che Nicodemo che è un maestro in questo, quando il marito o l'ex fidanzato dice io l'ho ucciso perché cosa devo fare? Mi aveva lasciato. Che figura faccio davanti? Voi capite di livello sottoculturale in questo paese?
Quando quindi noi riteniamo che la questione non è soltanto aumentare le pene se poi alla fine non ci sono i mezzi, il problema è lavorare nelle scuole, nella cultura, nei programmi televisivi. A volte, forse io dico tempo, dovremmo anche cercare di convincere gli autori televisivi a trattare le notizie in maniera un po' diversa, perché insomma è più l'atteggiamento puliginoso di alcuni programmi televisivi che fa vedere la macchia di sangue a terra e spiegare che cosa è successo veramente sul piano culturale di questo paese. Ma voi pensate che il braccialetto elettronico, dei casi che sono più a Milano che a Roma, abbiamo fatto delle denunce, vengono applicati il braccialetto elettronico, quei pochi che ci sono, poi impazziscono alcuni di questi, praticamente di notte verso le 3 o 4 del mattino cominciano a suonare, ma il braccialetto non c'è, interviene la polizia, svegliano la donna. Ma sapete che cos'è un braccialetto elettronico? Sapete come funziona? Un GPS, cioè praticamente la vita di una donna dipende da un segnale. Se voi state su una montagna o una collina e non prende il segnale, non serve a niente. Sapete quanti ce ne sono in Italia? 4.000. Sapete quanti sono in Germania? 60.000. In Francia? 40.000. In Inghilterra? 80.000. Sapete quante volte il pubblico dicono, ma noi non li abbiamo, come facciamo? E poi a parlare col pubblico, il ministero, guarda, quanti giorni guardi, il ministero, guarda che questo è pericoloso, questo uomo. E vabbè, gli diamo la multa, abbiamo il divieto di avvicinamento, che facciamo? Ma che cosa facciamo? Voi sapete che il 42% delle donne che sono state assassinate hanno già sporto denuncia? Già abbiamo il coraggio di dire basta! Quindi che messaggio esce fuori? Che non serve a niente denunciare, che la denuncia si trasforma in una condanna a morte? E questo è il messaggio che stiamo dando? Abbiamo lavorato tanti anni per convincere le donne a dire basta, poi le donne dicono basta e vengono uccise perché lo Stato non interviene. E Nicodemo Gentile è testimone di tutto quello che sta succedendo in questo paese, che molte volte la denuncia in determinate realtà disorganizzate diventa addirittura più pericolosa del capire che stesso in casa. Allora, di questo ed altro io credo che in questo convegno si debba parlare più che andare a parlare delle norme, dei commi, della giurisprudenza, ci interessa molto poco adesso, ci interessa molto poco. C'è un altro aspetto che dobbiamo trattare, gli orfani dei femminicidi, di cui lo Stato si è dimenticato. Perché tantissimi di questi ragazzi che cercano di avere un aiuto, un sostegno psicologico e economico, non lo ottengono o lo ottengono dopo tanti anni di istruttoria al Ministero dell'Interno. Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni. Quindi questa è una tragedia infinita, ma è vero che l'Italia non si colloca al primo posto in Europa come numero di femminicidi, su questo non c'è dubbio, ma si colloca al primo posto come numero di reati, tra virgolette, minori contro le donne, su questo siamo i campioni del mondo. E soprattutto la violenza di carattere economico che sta diventando sempre più pericolosa. E vi dico l'ultima cosa e poi concludo. Io un paio di mesi fa ho ricevuto la moglie di un noto professionista di questa regione e si è presentato a un studio che aveva ancora il sangue dal naso e un occhio come fa. Insomma, siamo stati un'ora a parlare, poi a un certo momento l'ho convinta a farsi libertare. Era tutto a posto, lei sarebbe andata dai carabinieri, avrebbe sporto direttamente dei denunce, cioè, insomma, ve la faccio breve, dopo un'ora mi chiama, non ci avevo pensato, mia madre mi ha chiamato, mi dice, non devo fare lo scandalo. E allora è chiaro che mi è trovato il mondo addosso, perché io avevo cercato di salvare una donna da un video violento, ma non sono riuscito, perché la stessa famiglia della donna ha detto fermati. E allora vedete c'è molto lavoro. Quindi al di là del codice rosso c'è molto lavorare anche all'interno delle famiglie. Che la denuncia è un atto di giustizia ma anche un atto di difesa, ma che lo Stato, una volta che c'è stata la denuncia del carabinieri, la deve riconoscere. Grazie. Buongiorno Presidente, l'Avvocato Gian Ettore Gastani, che è il Presidente dell'AMI, cioè l'Associazione Avvocati Matrimonialisti, e lei oggi sinceramente lascio lei la parola per esprimere e anche descrivere un po' l'evento, la tematica molto importante. Prego Presidente. Sì, infatti oggi si parla di un tema particolarmente sentito e delicato, che è la violenza di genere,
e soprattutto alla violenza nei confronti delle donne e dei soggetti fragili delle famiglie. Devo ringraziare il Comune di Milano, la collega Maria Fulfaro, che è la Presidente AMI Milano, io sono il Presidente nazionale e porto i saluti di tutta l'associazione, perché la vera emergenza nazionale è la violenza contro le donne. Noi non siamo riusciti ancora, nonostante le varie leggi, a fronteggiare un'emergenza terribile che ha anche le sue radici culturali. Noi non possiamo pensare di combattere questa violenza se non andiamo a colpire la sottocultura di molti uomini. Esatto, cioè, dicevo prima, una tematica molto molto importante, che comunque è molto mediatizzata, ci si tengono tantissimi convegni, fanno tantissime, però sul discorso legislativo, come diceva lei, ci vuole ancora un po' più dei cambiamenti, si chiedono dei cambiamenti. Bisogna investire, cioè non bastano buone leggi a costo zero, ci vogliono investimenti, centri antiviolenza che possano funzionare meglio, servizi sociali, mancano 3.000 magistrati nella pianta organica, mancano i carcellieri. Noi non possiamo affrontare questa guerra civile senza i mezzi, perché possiamo fare tutte le fiaccolate che vogliamo, anche questi convegni che sono comunque importanti, perché l'avvocatura italiana è veramente in prima linea per elevare il l'asticella culturale di questo paese. Però poi, se non ci sono i fondi, non ci sono per esempio i braccialetti elettronici, le do una notizia, in Germania sono 50.000, in Italia sono 4.000. Allora noi non abbiamo gli strumenti adatti a fronteggiare una delle situazioni peggiori del nostro paese. Lei cosa chiede allo Stato? Cosa chiede nel riguardo, come diceva, in questi cambiamenti che sono una necessità assoluta? Io chiedo di non sfornare più leggi a costo zero. Non possiamo assolutamente pensare che si possa scrivere una legge senza poi i mezzi e gli strumenti per applicarla. Esatto. Noi speriamo che si risolveranno anche questi problemi, come dicevo prima, molto molto importanti, molto 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 strategici, molto sociali, molto umani. La ringrazio tantissimo per la sua testimonianza. Ma adesso lascio la parola all'amato professor Guglielmo Bulotta, che ha preparato qualcosa di stupefacente, come ho detto. Quindi attendiamo. Grazie. Ma devo dire che è un fenomeno gravissimo, che nasce dalla relazione interpersonale tossica, che ci sono degli uomini che sono dei narcisisti e che bisogna fare qualcosa per cercare di... Sì, va bene. Tu sei, insomma, io ho letto tutto, ma lei scusi chi è? Ma io sono uno zoologo extraterrestre che ha preso le vostre sembianze perché siamo venuti qui a studiarvi, perché voi avete paura di noi, ma noi, con i vostri voli interplanetari che fanno ridere, abbiamo molta paura di voi, quindi siamo venuti a studiare. E in particolare l'argomento abbiamo scelto te, perché tu la chiacchiera ce l'hai, però ho letto tutte le tue opere, tu non vai a fondo, non cogli mai il punto. Sì, certo, qual è l'errore? Focalizzi troppo la questione, cioè tu guardi solo al caso. Allora, lui la avvelena poco a poco, perché prima vuole uccidere il bambino, poi uccide anche lei, e poi la uccide, la mette in portabagagli e la porta dai carabinieri. Lei lo vuole lasciare, sono solo fidanzati, la rincorre, la coltella e lo uccide. Va bene, ma dietro... Senti, in Italia nel 2023 sono state uccise da uomini 96 donne. In paesi vicino a noi, come la Francia, per esempio, su 47 milioni di persone, noi ne abbiamo 57, ci hanno avuto 97 femminicidi, quindi di più che a noi. In Spagna, scusate, in Francia sono 67 milioni, ne hanno avuto 228 femminicidi, quindi diciamo che voi ve la passate meglio, se così vi posso dire. Ma gli omicidi in generale sono diminuiti, ma i femminicidi restano praticamente costanti. E beh, dico,
perché sono uomini che odiano le donne, già, odiano le donne e poi si suicidano, cioè odiano le donne, odiano gli uomini che hanno odiato le donne e si sono uccisi, oppure che uccidono, poi la portano dai carabinieri il cadavere, che poi sanno che prendono l'ergastolo, si odiano. No, senti, scusa, è bene che guardi le cose un po' meglio, perché tu focalizzi troppo e poi vedi, ci sono due modi di guardare le cose. Inside you, visto che ti piace parlare inglese ogni tanto, e outside you, cioè la visione dall'interno e la visione dall'esterno. Guarda la visione da un altro punto di vista. Guarda qui. In blu gli autori di reato maschi che uccidono maschi sono 112 nel 2022. In arancione gli autori di reato maschi che uccidono donne sono 89. Gli autori di reato femmine che uccidono maschi sono 108. In azzurro gli autori di reato femmine che uccidono femmine sono 9. Come vedete, si tratta di guardare, perché vedi, se focalizzi troppo è come leggere, se tu porti troppo davanti poi non vedi più, devi cominciare a dire che gli uomini tanto uccidono, ma non solo le femmine, anche gli uomini. Snescio, se fieri senzio e te scurio, odio e amo. Questo era Catullo, Ovidio. Ego nec sine te, nec tecum vivere possum. Non posso vivere né con te né senza di te. Ma il dramma vostro è che quando un uomo uccide la donna, ci sono i figli che restano orfani. 417 nel 1923 bambini sono rimasti con o il padre in galera o il padre che è scappato e con la madre che è morta. Questo è un grande problema. La vita è una malattia sessualmente trasmessa con un tasso di mortalità del 100%. Per questo va studiata con molta attenzione e vissuta con un certo garbo. Mi chiamo Guglielmo Gulotta, sono un avvocato e un professore di psicologia. Nella mia relazione ho finto che uno zoologo extraterrestre che ci stanno studiando è venuto a chiedermi cosa avrei detto, e io ho detto un po' di cose, però ho consentito così, con questo artificio, a lui di dire delle cose di noi, per esempio che gli uomini uccidono non solo le donne, ma ne uccidono molti uomini. Ma soprattutto una cosa che ci tengo a dire, che quest'anno per fortuna, sono, secondo i dati del Ministero, sono diminuiti i femminicidi. Cosa vuol dire? Che quindi il lavoro che stiamo facendo è utile. Non è, io mi rendo conto che certi dicono, ma allora si abbassa la guardia perché non, bisogna tenere alto l'indignazione. Sì, però noi non dobbiamo confondere la spiegazione con la giustificazione. Il fatto che qualcuno cerchi di spiegare un fenomeno non significa che lo giustifica. Esatto.